Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Nella puntata odierna di Prima il Nord, lavoro. Il governo discrimina il Nord. Il numero del se sommate i disoccupati del centro e del nord, che a cui sono riferiti 294 milioni, il numero dei disoccupati è superiore a quelli del mezzogiorno. Quindi non diciamo bugie, viene dato quasi il doppio di risorse per un numero minore di disoccupati. La maggioranza sta votando questo. Dunque il nostro avviso era: quei pochi soldi che ci sono, utilizziamolo per tutto, per tutti i disoccupati, e magari per dare una mano a quelle aziende e a quelle imprese che sono sul limite del fallimento, non sono ancora fallite, perché magari riusciamo a rilanciarle. E questo è quello che bisogna fare in un paese serio. Noi non neghiamo la necessità di una doverosa solidarietà territoriale fra territori più ricchi e territori più poveri. Questa non è in discussione. 80 miliardi all'anno che prendono la strada in un'unica direzione hanno comportato una pressione fiscale che sta facendo morire per soffocamento il settore produttivo e il tessuto produttivo del nord dell'Italia. I nostri giovani, soprattutto al nord, sono propensi all'immigrazione. Allora noi chiediamo a questo governo che si impegni appunto di arginare, con delle misure speciali, di arginare questo fenomeno, in modo che i nostri giovani possano essere tutelati e chiaramente trovare lavoro presso le nostre aziende del nord. Signori, non prendiamoci in giro. Qui si trascura di mettere il carbone nella locomotiva d'Italia, nelle regioni del nord che trainano tutto il treno. Noi questo lo diciamo da sempre. Bisogna avere attenzione per tutti i vagoni del treno, a partire dalla locomotiva, perché se si ferma quella non c'è speranza più per nessuno. L'articolo 3 di questo decreto, al comma 1, prevede risorse per finanziare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei giovani solo del mezzogiorno. Con i successivi commi disciplinano l'estensione della sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti del territorio solo nel mezzogiorno. Mi chiedo come questi ministri, come i ministri di questo governo, riescano a fare un simile decreto discriminando i cittadini del nord. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.